Lo conosco, lo conosco. Ciao a tutti. Chef Valbuzzi, ecco a te 5 squadre di cuochi assolutamente ordinari. Cosa ti aspetti da loro? Vorrei vedere passione, sorrisi e trovare equilibrio nei piatti. Quando si sposa una portata a una birra, il segreto per un abbinamento perfetto è l'equilibrio di sapori tra pietanza e bevanda. Io credo che il metro di valutazione dovrebbe essere commestibile e non commestibile. Ah, va bene. E dato che dovrete cucinare, vi servirà una cucina. Avete 45 minuti per preparare i vostri piatti e servire la vostra birra. La sfida comincia adesso. La carne non si deve asciugare. No. Tu taglia le cipolle. D'accordo. Ogni tanto cucino qualcosa di veloce da mangiare. Bonjour. Salve, come state? Bonjour, bonjour. Abbiamo pensato di preparare un dessert semplice, una crêpe francese. La squadra francese prepara delle crêpe francesi? Sì. Siamo scontati, lo so. Quanto alla birra? Abbiamo usato del malto tostato per conferire alla birra note di cioccolato e caffè. Speriamo anche che si senta una punta di menta, perché... E per la varietà di luppoli che avete usato? Sì. Verso? Sì. Ho pelato le patate. Ciao, ragazzi. Ciao. Che cosa preparerete? Abbiamo deciso di preparare una pasta all'aglio, olio e peperoncino. Ma con una variante. L'anduia. Quindi nduia su peperoncino. Esatto. L'anduia poi... è molto piccante. Aggiunta al peperoncino. Siete la squadra italiana e preparerete un piatto di pasta per uno dei migliori chef sì. d'Italia. Così no. Siete sì. nervosi? Non lo siamo. Sven e Nicolò, cosa preparate? Facciamo uno stufato con patate. Stufato con patatine? Con patatine. Ottimo, starà benissimo con la sì. birra. Una bella spolverata di pepe. Quando hai finito possiamo cuocere le polpette. È il momento della magia. Annusa, ti farà cambiare Piazza. Idea. Ciao. Che cosa avete deciso di preparare? Uniremo due ricette di famiglia. La ricetta delle polpette di sua madre mm-hmm. e quella della salsa della mia. Useremo le acciughe sia nelle polpette che nella salsa. Oh, magnifico! Polpette in salsa con acciughe. Sì. Ottimo. Niente finezze, andiamo con le mani. Hai un apribottiglie? Ha fatto. Allora, come avete preparato la vostra birra? Le acciughe sono molto salate, perciò abbiamo pensato a una birra rinfrescante, ma anche abbastanza dolce. E cosa si sposa bene con il sale? Il pepe. Il pepe. Se il non pepe. Vi piaceranno le nostre polpette in salsa, sarà come insultare le nostre mamme. Non Va sento bene. Alcuna pressione. È trascorso metà del tempo. La pasta non si pesa, si va a occhio. Buttiamo la pasta e comincia la magia. Come procede? Quei quattro sono usciti malissimo, ma questi dovrebbero andare bene. Posso fare un assaggio? Serviti pure. Incredibile! Amy e Mikey hanno tutti gli ingredienti per vincere questa sì, sfida. Vero. Spero che li useranno nel modo giusto. Sì, credo che la ricetta in sé e l'abbinamento con la birra ci sorprenderanno. Mi fa piacere che la squadra belga non abbia puntato su un piatto scontato. Aveva un ingrediente facile, ma credo che abbia fatto la scelta giusta. Sì. E invece Mike e Richard hanno preparato una dark red ale sì. usando ribes rossi e rosmarino, da abbinare al brie. Non so se la birra andrà bene con tre formaggi diversi, sinceramente. Sanno come dosare il rosmarino, lo hanno già usato, almeno spero. Amy! Sì? Mikey, come procede? Benissimo, la nostra salsa è quasi pronta. Perché non la chiamate sugo? È il momento di aggiungere l'acqua. Sì, metti l'acqua. Bene. Tu sai preparare la salsa? No, ma sembra che non l'abbiate mai fatta neanche voi. Grazie, ragazze. Ti Ciao. Sei preso la mia birra. Grazie per la birra, a dopo. Ah. Tre, due, uno, tempo scaduto. È il momento di decidere se la vostra birra si sposa bene con i piatti che avete preparato. Ciao Lorenzo, ciao, ciao Federica. Ciao James. È il momento dell'assaggio.
Federica e Lorenzo hanno preparato una birra d'abbazia double al cioccolato abbinata a un piatto di spaghetti con peperoncino e 'nduja. Che ne pensi della birra? Ha un colore interessante. Sì. Quando si pensa al cioccolato, di solito si pensa alle birre scure, ma questa è di colore ambrato. Un colore ambrato molto intenso. Le fave di cacao si sentono, ma sono un po' coperte. Proviamo il cibo. Assaggiamo. Serviamoci. Sì. No, oh, James, dai. James. Dai, non puoi tagliare gli spaghetti. No, James. Ma se li arrotolo, mi sporco tutto. Chef, che ne pensi? Sono piccanti e abbondanti, ma non capisco il senso della salsa. Manca un po' di freschezza. Bastava una scorsetta di limone. Sì. Ah, sì. Ah, va bene, sì. A me è arrivata la dolcezza di questo piatto, seguita a ruota dalla piccantezza. Percepisco un sapore di frutta secca e non mi dispiace. Mi piace la combinazione di sapori. Sento la dolcezza della birra, che non è particolarmente secca. E credo che si sposi bene con la piccantezza del piatto. Sì, grazie, grazie ragazzi. Bravi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Grazie. Ero nervosa perché c'era un giudice italiano. Mm-hmm. Ma abbiamo fatto un buon lavoro. Avevamo l'ingrediente peggiore di sì. tutti. Amy e Mikey, è il momento Ciao. Che tutti aspettavamo. Amy e Mikey hanno preparato una birra d'abbazia bionda per accompagnare un piatto tipico olandese di patate e verdure con polpette di carne e acciughe. Spero di essere sorpresa. Sì. Per prima cosa assaggiamo la birra. La birra ha un aroma molto fruttato, una caratteristica tipica delle birre d'abbazia. Mm-hmm. Ha un gusto persistente, è corposa, ha carattere ed è fruttata, ma non sento molto il pepe. Fa un altro sorso. Io lo sento il pepe. Ragazze, avete fatto un ottimo lavoro. Siete state bravissime. Assaggiamo il piatto? Sì, prego. In olandese diciamo Et smakelijk. Ora puoi usare il coltello. Davvero delizioso. Sul serio? Mi fa piacere. Ma non è la mia opinione quella che conta. Chef, che ne pensi? Si sente bene il pepe e la salsa è ottima. Siete state brave. Avete saputo dosare le acciughe, che non sovrastano il resto del piatto. Gli ingredienti sono semplici, ma sì. ben bilanciati. La sì. sfida era produrre una birra con una gradazione alcolica dal 6% 6,6. A salire. 7,27, ragazze. Avete centrato il tema della sfida. Brava. Complimenti. Sì, salute. Salute, complimenti. Anche loro mi sembrano soddisfatte. Bravissimi. Grazie, ragazze. È andato tutto secondo i piani. Siete state Davvero? Straordinarie. La salsa era fantastica. Sì, brave. Siamo contente di aver centrato la gradazione giusta. Finalmente siamo riusciti a dimostrare che sappiamo produrre birra. Sì, questo feedback era tutto ciò di cui avevo bisogno. Sven e Nicola hanno prodotto la Perfumé, che Perfumé. Significa padre puzzone. Un po' come parfum. No, come padre affumicato. Sven e Nicola hanno prodotto una birra d'abbazia scura e affumicata, abbinata a uno stufato di manzo belga con la cioccolata. Molto bilanciata. Adoro le birre fresche e quelle affumicate non sono facili da equilibrare. Questa è davvero godibile. Mi piace l'affumicatura. Sì. È leggera, non è esagerata. Si sente, ma Già. Non eccessivamente. È discreta, ma non troppo. Il cioccolato era l'ingrediente della sfida e forse avrei preferito che venisse esaltato un po' di più. Sì. Forza, assaggiamo. Proviamoli insieme. Vorrei fare presente che le patatine si mangiano con le mani. Assaggiamo. Provatele con la salsa. Avete del ketchup? Questo piatto funziona. Lo stufato è morbido e non sta male con le patatine, ma avrei preferito un bel purè. Sì, sì, certo. Trovo che la birra sia buona. È ben fatta, è liscia. Non percepisco retrogusti strani. Ma avrei preferito che si sentissero di più i vari aromi. Sì. Tutti quanti. Ma trovo che sia una buona birra. Sì. Ben fatto. Sì, grazie. 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 Grazie, ragazzi. Ciao. Grazie. Sì, grazie. Ciao. Abbiamo dimostrato ai giudici che sappiamo anche essere discreti. Parlano sempre dell'equilibrio e trovo che la nostra birra sia molto equilibrata. Passiamo alla Francia. È il momento che tutti stavamo aspettando. Paul e Jean hanno preparato una birra d'abbazia stout come accompagnamento.